Sambucchi, diventa difficile commentare le partite del Perugia. Partiamo. Abbiamo quasi l'impressione che smetta di fare questo gioco, arretri anche leggermente perché è fisiologico che non si riescono a mantenere certi ritmi per tutti i 90 minuti, vada in difficoltà. Poi il gol avviene in maniera casuale, però la sensazione è questa. Ma non possiamo pensare di fare una partita attaccando sempre noi per tutti i 90 minuti, insomma ci sono le varie fasi, ci sono squadre che ti aggrediscono, altre che ti aspettano, ci sono momenti in cui comandi il gioco e crei tante occasioni, a noi ci capita spesso, ci sono anche dei momenti dove bisogna saper soffrire. Ripeto, forse sarò ripetitivo, però io anche stasera non ho visto la mia squadra soffrire o concedere occasioni gol. Abbiamo preso il primo corner gol, siamo andati in svantaggio, poi c'è stato subito dopo la traversa, abbiamo sbandato un attimo, il gol ovviamente è stato un brutto colpo, ci siamo ripresi, abbiamo cominciato a macinare gioco, abbiamo creato tante palle gol, abbiamo pareggiato, abbiamo sfiorato diverse volte il raddoppio, nel nostro momento migliore, penso che due minuti prima Guberti aveva avuto una grandissima occasione, insomma quasi a tu per tu col portiere, abbiamo subito un gol da non occasione da gol, c'è stato un rinvio del portiere sulla nostra aggressione, la palla che rimbalza e caputo che si ritrova a tu per tu col portiere, insomma è troppo facile così, cioè noi dobbiamo ammazzarci per far gol, agli altri lasciamo delle possibilità incredibili, quindi il Lentella ha vinto senza tirare mai in porta, questo è un rammarico grande perché noi ci dobbiamo veramente inventare l'impossibile per riuscire a concretizzare per tutta la mole di gioco. E soffriamo, però alla fine insomma no, non riusciamo a raccogliere, questo è il rammarico più grande. Tu sei nel calcio ovviamente da sempre, insomma da calciatore, da allenatore, sai perfettamente che molto spesso insomma le sorti delle squadre sono legate, molto spesso sempre, sono legate ai risultati. Cosa ti aspetti dall'ambiente Perugia in questa settimana? Una tranquillità, una possibilità di lavorare tranquillamente o comunque qualche mugugno, qualcosa insomma? Ma penso che i mugugni legati ai risultati insomma siano giusti, cioè, non è che possiamo dire che siamo contenti di avere 3 punti dopo 5 giornate, è vero che siamo all'inizio però non va bene, soprattutto perché come dicevo prima, non è che questi 3 punti sono frutti di bruttissime prestazioni, c'è una squadra che scende in campo, subisce dal primo al 90esimo, sbagliamo partita, allora va bene, insomma ci assumiamo le nostre responsabilità, se ha sbagliato qualcosa, la prossima. Noi abbiamo fatto 5 partite praticamente simili come valutazione generale, c'è una squadra che crea moltissimo, che gioca molto bene, domina gli avversari in casa o fuori, insomma poco conta, e alla fine l'episodio lo vogliamo chiamare fortunato degli avversari o nostro di errore banale, futile, così lo stiamo pagando. Io so tanti anni che sono nel calcio, so che ci sono i momenti in cui le cose girano tutta alla perfezione, i momenti in cui le cose purtroppo non vanno, non dobbiamo appellarci a questo perché credo che la fortuna vada ricercata in tutti i modi e sono sicuro che ci sarà pure il momento in cui gli episodi saranno dalla nostra, magari insomma partite come questa, come quelle che abbiamo vissuto, finiscono con un risultato diverso. Però una valutazione su una scelta di motivazione insomma contro un attacco rapido come quello di Lentella per Monaco. Ma innanzitutto Monaco ha fatto una grandissima partita a Brescia, così come Mancini. Belmonte ha fatto bene con la Ternana, lui ha un problemino al tendine del ginocchio, quindi era un po' stanco dalla gara con la Ternana, esporlo a un sintetico come quello di oggi poteva essere ovviamente rischioso. Poi non abbiamo sofferto la loro velocità, insomma, anzi, siamo stati bravissimi a toglierla, rimanendo sempre corti. E poi Monaco magari in questa partita poteva darci quella struttura che ci serviva, visto che loro avevano i due difensori centrali, Troiano, Caputo, insomma, giocatori molto strutturati, e poteva tornarci utile. Però non credo che un giocatore piuttosto che un altro avrebbe cambiato le sorti di questa partita. Insomma, abbiamo valutato che chiunque ha giocato
ha sempre fatto la sua parte facendo ottime prestazioni, i risultati sono stati purtroppo gli stessi, purtroppo lo dico in negativo perché non siamo riusciti a vincere, però continuiamo a lavorare sodo, aumentiamo di tutto e di più quella che è l'attenzione, cerchiamo di raggiungere la perfezione, perché in questo momento veramente non possiamo permetterci di sbagliare nulla. Grazie, buon rientro.